questo grammofono l'ultimo ingresso in casa a MUMEC, il museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, che si trova in via Ricasoli. Diciamo così, acquisto che è stato fatto dal sottoscritto, come del resto tutto il resto dei materiali, derivato dalla Fiera Antiquaria. Siccome io conosco tutti in Fiera Antiquaria perché lo fa da per 50 anni, mi portano prima di ogni fiera mi telefonano almeno 10-15 persone, espositori, che chi ha una cosa, che un'altra. Questo qui ha portato questo pezzo, diciamo così, ma erano uno scatolone tutti i pezzi staccati, la tromba per conto suo, quell'altro, cioè era un po' un rottame proprio, no? Ha detto, ah sai, l'ho preso in una villa, questa cosa qui viene dalla Francia, ma ha spiegato tutta la storia, quindi per me è importante perché faccio la scheda anche, no? E quindi la provenienza, quando è stato preso, se è di importazione, oppure invece questo è stato comprato a Lione, portato in Italia dopo che la persona, la famiglia è tornata da Lione e tornata in Italia, c'erano persone che avevano capacità anche economiche, c'erano questa villa e quindi all'ultimo è andata in soffitta, smontato perché si era rotta la macchina, perché non funzionava, come al solito le cose che si demoliscono automaticamente. Quindi prima di buttarlo via l'hanno portato qui in fiera. E quindi l'ho visto, io ho preso lì per lì, ho detto ma insomma è un impegno, anche perché era tutto a pezzi veramente. Poi ho fatto un'idea così, ci siamo trovati d'accordo, insomma l'ho comprato. Ecco, questo a quali anni risale? Questo risale al 1905-1910, è una produzione francese che la Pathé, di grande ditta, diciamo così, di riproduzioni diciamo sia acustiche che anche cinematografiche, perché la Pathé poi ha fatto il cinema all'epoca, diciamo, dei Lumière praticamente, e che dopo di questo si è specializzata anche su queste. Questo è un jukebox, perché va a gettone, di questa epoca, dei primi del Novecento, che serviva per i locali pubblici. E quindi si chiama, il modello è Salon, proprio perché indicava che veniva utilizzato nei bar, e quindi c'era un uomo addetto per l'uso di questa cosa. Qui c'era la memoria, diciamo così, di 10 dischi, uno diverso da quell'altro, come musica che potevano essere richiesti a quel momento. Chi arrivava diceva voglio il numero 5, allora questo addetto apriva con la chiave, che è questa, apriva con la chiave, metteva il numero 5, lo metteva su, caricava e faceva, dopo che la persona interessata aveva messo il gettone, faceva l'ascolto di questo disco che era il numero 5. Un anno decisamente particolare, il 2024, per il museo all'insegna proprio della telecomunicazione. Per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, e i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 anni della televisione. Siamo in estate, i turisti stanno visitando il museo. Sì, sì, devo dire che come curiosità poi facciamo sentire questo, anche il Carillon, che magari ne abbiamo avuto altre occasioni, che è qualche mese che è qua, però ecco questa qui come ultima cosa, tutti rimangono meravigliati, anche perché è un disco che non si conosce, perché è un disco che va quasi a 100 giri anziché ai 78, quelli classici di quell'epoca, è inciso dall'interno verso l'esterno, quindi cioè è tutta un'altra cosa, e quindi questo fa un elemento storico molto particolare, che in un museo come questo della comunicazione, dei mezzi di comunicazione, è proprio, non dico indispensabile, ma diciamo così, necessario sicuramente. Il prossimo appuntamento sarà con l'iniziativa Play MUMEC, un vero e proprio gioco dell'oca diffuso in tutto il museo il 26 settembre, in aggiunta il 28 un evento finale dedicato ai più piccoli.